Con la fine dell'Ancien Régime assistiamo ad un'inversione di atteggiamento nei confronti del fenomeno prostituzione. Passiamo da posizioni repressive a posizioni tipo regolamentariste. In sostanza la prostituzione viene considerata come una realtà di fatto e di quanto tale necessita di essere inquadrata all'interno di un impianto di regole e di norme. Le linee guida dei nuovi regolamenti erano sostanzialmente due: le visite mediche e il censimento delle prostitute, la seconda che diventava diretto effetto della prima. Alle donne, obbligate a passare le visite mediche, veniva dato un libretto sul quale apporre i timbri delle varie visite. Il libretto diventava l'unico vero valido documento di riconoscimento per queste donne e di conseguenza venivano anche iscritte al pubblico registro dalla polizia. Le politiche regolamentariste portavano in sé una serie di vulnus che andavano a ledere quelli che erano i buoni principi che le avevano animate. Innanzitutto diventava un deterrente per ogni discorso di ravvedimento da parte delle prostitute. Per quale motivo? L'iscrizione ai pubblici registri e l'utilizzo della tessera sanitaria come unico documento di riconoscimento valido andava ad ufficializzare il ruolo delle prostitute e a renderlo pubblico, quando invece per un discorso di ravvedimento era necessaria la segretezza, anche per un eventuale reinserimento all'interno del tessuto sociale. Altrettanto difficile era distinguere le prostitute che svolgevano in modo ufficiale la loro attività da quelle che la svolgevano in modo occasionale. Così come spesso accadeva che donne semplicemente legate ad atteggiamenti sessuali particolari a seguito di delazioni venissero coinvolte all'interno delle retate della polizia. Durante la prima metà dell'Ottocento, mentre nell'Europa si assiste a questa inversione di atteggiamento, nella Napoli borbonica si assiste ad una totale assenza di leggi al riguardo del fenomeno prostituzione. Vengono varati soltanto alcuni provvedimenti per opera della polizia, tipo il provvedimento contro l'infanticidio del 12 gennaio del 1822. Il provvedimento faceva obbligo ai sindaci dei vari comuni di monitorare le gravidanze delle concubine e delle meretrici. A codeste si faceva obbligo di denunciare il parto e di registrare i bambini appena nati entro 15 giorni, bambini che poi sarebbero stati portati presso la Real Casa Santa dell'Annunziata. La Napoli borbonica si apre all'atteggiamento della Middle Europa con un provvedimento del 1836, quando viene a costituirsi una commissione volta a redigere il regolamento del pubblico costume. La commissione era formata da clero e da poliziotti, prevedeva una serie di norme anch'esse orbitanti intorno al ruolo della visita medica. Le visite mediche erano previste ogni 10 giorni, le donne ammalate che si rifiutavano di sottoporsi ad essa erano costrette a 2 mesi di reclusione all'interno di un istituto di correzione, quelle sane ad 1 mese. Le donne che esercitavano prostituzione e cambiavano domicilio senza autorizzazione erano costrette a 15 giorni di reclusione. Si parla di
regolamentarismo in Italia soltanto all'indomani dell'unità, quando viene estesa tutta quanta la penisola il regolamento di Cavour varato nel febbraio del 1860. Il regolamento, orbitante anch'esso sul ruolo delle visite mediche, impose non soltanto l'obbligo delle visite 2 volte a settimana, ma anche una tassa su di esse. Tant'è vero che i soldi provenienti dalle visite mediche, dal rilascio dei libretti e dai controlli sul tolleranza diventano maggiori per le casse dello Stato. Addirittura in un solo mese da queste 3 voci entravano all'interno delle tasse del fisco circa 3.700 lire per una spesa medica pari invece solo a 1.900 lire. Le visite mediche erano il filo conduttore dei vari provvedimenti presi a riguardo della prostituzione. Le visite si tenevano presso l'ufficio sanitario collocato presso il monastero della Consolazione nei pressi di Porta San Gennaro. Spesso a queste scadenze corrispondevano tumulti e disordini. È facile credere come in un quartiere popolare come quello di Porta San Gennaro l'arrivo in carrozza delle prostitute ovviamente creasse sgomento sia per una questione di pudore che per una questione di disordine. Per questo motivo si pensò di realizzare un mezzo pubblico unicamente per le prostitute che le isolasse dall'esterno, un mezzo chiuso, si chiamava Omnibus ed era l'antesignano del cellulare ora in dotazione alla polizia penitenziaria. La visita medica, oltre a svolgere un'azione congiunta con la polizia, aveva sostanzialmente il compito di monitorare e contenere lo sviluppo delle malattie veneree, con particolare riferimento alla sifilide. Già nel 1737 l'allora ministro Bernardo Tanucci stabilì che una sezione degli incurabili fosse preposta per questo tipo di malattie. Nel 1807, reggente Gioacchino Murat, venne inaugurato l'ospedale di Santa Maria la Fede nel quartiere della Vicaria, il primo sifilicomio della città di Napoli interamente affidato e gestito dalla polizia. Nel 1876 il sifilicomio si associò all'albergo dei poveri, così da essere inserito all'interno di un discorso di pubblica beneficenza. Venendo completamente gestito dalla polizia, è chiaro che l'ospedale avesse 2 anime, una più specificatamente sanitaria e una più brutalmente carceraria. L'ospedale Santa Maria la Fede ottemperava ad una serie di esigenze mediante la suddivisione in reparti. C'era il reparto maternità, dove venivano ricoverate tutte quante le prostitute prossime al parto, i cui bambini sarebbero poi portati presso la Real Casa Santa dell'Annunziata. C'era il reparto della scabbia, dove venivano ricoverate le donne malate in modo acuto, il cui stato si presentava con una febbre costante. C'era poi il reparto delle riservate, vale a dire quelle donne che non svolgevano attività di prostituzione, ma che erano però malate altrettanto di malattie venere. Così come c'era il reparto delle pensionate, vale a dire quelle donne che pagando un quid in più avevano diritto ad un trattamento migliore. La vita all'interno del sifilicomio era organizzata da una serie di regolamenti e di norme che prevedevano, oltre alla cura sanitaria delle donne, anche un reinserimento all'interno del tessuto sociale mediante attività lavorative, seppur lavori di poca natura. La realtà dei fatti però era molto differente, le condizioni di vita erano al limite della sopportazione umana, numerosi erano i suicidi, i tentativi di fuga e anche le rivolte all'interno della struttura sanitaria. Il sistema che vigeva era un sistema camorristico di sopruso, di sopraffazione e di estorsione, addirittura le donne che erano lì ricoverate venivano costrette ad esercitare la prostituzione dalle meretrici, dalle tenutarie e dalle noni che dall'esterno portavano i clienti fin dentro la struttura sanitaria.
fronte di questa situazione, restaurato da una serie di commissioni parlamentari, il primo ministro Francesco Crispi nel 1888 varò un provvedimento con il quale ordinava la chiusura dei 25 sifilicomi presenti sul territorio della penisola. Purtroppo però nel 1890 il sifilicomo di Napoli continuava a funzionare perché sono adducibili a quella data una serie di provvedimenti volti al miglioramento edilizio di quella struttura. Alla fine dell'Ottocento Napoli contava circa 2.000 prostitute, soltanto quelle registrate, senza considerare le prostitute clandestine e quelle che svolgevano l'attività in modo occasionale. Le realtà delle case chiuse erano circa un centinaio, dislocate per i vari quartieri napoletani. Si veniva a descrivere così una particolare geografia della prostituzione, che trova la sua maggiore intensità nel quartiere Porto, nel quartiere Monte Calvario, nel quartiere San Ferdinando e nel quartiere di San Giuseppe, con all'incirca una 20-25 case di tolleranza per ogni realtà. Ne diviene così uno spaccato del mondo della donna considerato come scrigno dei più reconditi peccati e la donna viene trattata come una pedina passiva di una scacchiera tutta quanta al maschile.